Eccoci ragazzi, avete potuto assistere a qualche minuto dell'allenamento odierno della Juventus. Giorgio Chiellini e Paolo Dybala hanno lavorato regolarmente in gruppo. Sessione in palestra per Alexandro e quindi a questo punto credo che il brasiliano sia nettamente sfavorito su Mattia De Ciglio per un ruolo là a sinistra. Non si è allenato ovviamente Leonardo Bonucci, qualcuno dice che potrebbe avere qualche timida chance per la Salernitana. Io penso che quantomeno a livello di Juventus, poi vedremo quello che succederà in nazionale, lo rivedremo dopo la sosta, così come rivedremo sicuramente dopo la sosta Denis Zakaria, anche egli ai box.
È una Juve che quindi sta riuscendo piano, passo passo, a recuperare gli effettivi a disposizione, tranne Lungo De Genti, ovviamente McKennie, Chiesa e Caio Giorgi, che rimarranno ai box fino al termine della stagione. Per quanto riguarda l'allenamento di oggi, nei 15 minuti imposti dalla UEFA e club, abbiamo visto una corsetta iniziale più il torello, però in generale questa è una partita importantissima, per determinare poi proprio il proseguo e la bontà del progetto nell'immediato della Juventus. Questa è una partita che la Juve deve vincere, imperativo categorico, ne va anche del discorso economico, perché sappiamo benissimo come i tempi del Covid, più sono esposti, più sono grandi le società e più vengono impattate da questa maledetta pandemia. E quindi la Juventus deve ovviamente pensare prima di tutto all'essenza di questa materia, quindi alla vittoria, per poi effettuare un deciso step in termini di evoluzione, ma al tempo stesso non bisogna snobbare assolutamente la componente economica, anche perché le due cose vanno di pari passo. Formazione: vedremo quali saranno le parole di Max Allegri, se ci darà qualche indicazione, ma io credo che sul fatto che Szczęsny, Danilo, Rugani, Barra, Chiellini, forse questo è l'unico dubbio, De Ligt, De Sciglio, Cuadrado, Locatelli, Artur, Rabiot, Morata e Vlahovic, su questi io credo che dubbi non ce ne siano, cioè su 10 undicesimi secondo me possiamo mettere, non dico la mano sul fuoco perché poi nel calcio tutto cambia rapidamente, ma le indicazioni portano in quella direzione. È difficile ipotizzare per esempio che Paulo Dybala possa partire dall'inizio, già averlo recuperato per magari come cambio nella ripresa è cosa buona e assolutamente giusta. Chiellini, tra l'altro, l'ho visto abbastanza tonico nel torello di oggi. Chiellini, quando è così carico, ovviamente diventa complicato rinunciare alla sua presenza, anche perché parliamo del capitano e parliamo di uno che vive per serate di questo genere e che, anche se al 70-80%, può fare decisamente bene. Però Rugani si è comportato in maniera egregia al fianco di De Ligt, quando è stato chiamato in causa, sta facendo anche egli molto bene. La palla passa ora ad Allegri e vedremo per quale decisione opterà. In generale, mi sembra che oggi si sia assistito, avete potuto anche magari captare qualche immagine, dalle mie immagini qualche umore, un ambiente molto tranquillo, sereno, ovviamente c'era la giusta concentrazione nei riguardi di una partita che, davvero, lo ribadisco, fino allo sfinimento è un crocevia ed è importantissima proprio per fare in modo che ci sia una stagione nella stagione, perché se la Juventus dovesse arrivare quarti, innanzitutto centrerebbe il suo obiettivo, arrivare tra le prime 8 d'Europa. E poi ad aprile avresti l'opportunità di andare in finale di Coppa Italia, questa rimonta in campionato, dovresti concludere l'opera contro la Salernitana in un match che però sulla carta, sebbene anche nella passata stagione si pensava che si potesse battere facilmente il Benevento, che invece l'ultima partita del 2021 in Serie A l'ha vinta proprio a Torino con gol di Gajić, quindi bisogna avere massimo rispetto per tutti, ma questo è ragazzi, mi raccomando, monitorate il mio primo commento per quanto riguarda la probabile formazione, perché come sempre lo aggiorno, e monitorate soprattutto gol.com, perché vivremo assieme questa vigilia di Juventus Villarreal. Un abbraccio.